Pesarola musica, l'avventura splendida, la compagna magica che ti divertirà. E i programmi soliti che non danno la carica, tu che puoi rifiutali, sintonizzati su me. Eccoci qua, buon sabato sera amiche ed amici di Viva la Musica, buon sabato sera caro zio Luciano. Buon sabato sera caro Alberto, buon sabato sera a voi tutti, belli, brutti e dispiaciuti. E anche buon sabato sera al nostro regista, al nostro capitano Mattia. Esatto, esatto. Esattamente, buonasera a tutti voi. Stasera sa pronti. Che succede, eh? Sì. Ma sabato sera ti porto a ballare, ti porto finalmente, baciare, finalmente, ti porto a finalmente ce l'abbiamo fatta, si torna a ballare. Qualcuno già ha ballato ieri. Abbiamo l'almanacco però, caro zio, che noi non ci dimentichiamo i nostri appuntamenti, ci mancherebbe. Certamente, oggi Santa Edvige. Santa Edvige. Il male è male a farlo, ma è peggio pubblicarlo. Ah, il male è male a farlo, ma è peggio a pubblicarlo, cioè a dirlo, a vantarsene anche. Allora, tra i vari santi, anche se non è il giorno della sua beatificazione, ma lo ricordiamo perché è beato, come abbiamo sentito che sarà santificato anche Papa Luciani, no? Che insomma era attesa questa cosa, quindi ci fa molto piacere che il nostro Papa abbia deciso questo. Però 42 anni fa, oggi, veniva eletto, caro zio, Papa Giovanni Paolo II, che tutti conosciamo come Karol Wojtyła, naturalmente, che è una data molto importante. Allora, prima canzone di questa sera. Prima canzone di questa sera, Marco Viagara. Ecco, poi avremo tra poco lo sponsor e anche, caro zio, avremo anche il paginone. Ricordiamo la seconda e terza canzone che vedremo assieme. Abbiamo Giovanni Liani, Marco il Clan e Omar Codazzi. E Omar Codazzi. Allora, prima di sentire la prima canzone, volevamo ricordare che oggi compie gli anni una grande cantante degli anni 60, protagonista, Vilma Goic, 76 anni. Auguri, auguroni, bellissima canzone. E poi Tim Robbins, 63 anni, grande attore. E ancora ricordiamo Dorando Pietri, che è appunto un grande atleta che cadde, venne aiutato da uno spettatore che era lì e venne squalificato mentre stava vincendo. Per lo sport Charles Leclerc, eccolo qua, ferrarista, con gli auguri di compleanno e che possono vincere magari anche qualcosa le Ferrari. E chiudiamo con Angela Lansbury, caro zio, la signora Fletcher. 96 anni, signori, caspita di vita. Complimenti. Ok, dai, si va di canzone e tra poco le altre due. Poi ricordo che alla fine avremo anche due grandissime festeggiate. Avremo la zia Hilda e la mamma Vittoria che festeggeremo. A tra poco, eccoli qua. Prego. Sei come tanti petali di un fiore che sanno rallegrare chi sta vicino a te. Sei come l'aria calda primavera, l'ebbrezza della sera, sei tutta la mia vita. Risplendi più di quanto faccia il sole, donandomi un sorriso riflesso sul mio viso. E come l'acqua del mare ti lascia accarezzare, seduta accanto a me. Mi piaci veramente, te lo giuro, mi piaci veramente. Io non immaginavo, nemmeno ci credevo. Mi piaci veramente, te lo giuro, sei sempre più importante. È bello far l'amore se lo faccio insieme a te. Sei luce che risplende in mezzo al cielo e non mi sembra vero che sei vicino a me. Sei l'aria che respiro tutto il giorno, non chiedi nulla in cambio, ti basta un mio sorriso. Il fuoco che riscalda questo cuore, un vento di passione, le notti a far l'amore. E come l'acqua del mare ti lascia accarezzare, seduta accanto a me.
mi piaci veramente, te lo giuro, mi piaci veramente. Io non immaginavo, nemmeno ci credevo. Mi piaci veramente, te lo giuro, sei sempre più importante. È bello far l'amore, se lo faccio insieme a te. Mi piaci veramente, te lo giuro, mi piaci veramente. È il momento del video sponsorizzato sponsorizzato da Audio Più, chi si prende cura naturalmente di far sì che voi possiate sentirci bene, quando avete qualche fastidio, qualche problema, anche all'inizio. Non aspettate, c'è la visita gratuita, la nostra dottoressa Giorgia Santuliana che vi aspetta a Mestrino o a Vicenza o a Bastia di Rovolon per appunto dirvi se si può aspettare, per farvi eventualmente provare gli apparecchi, per farvi capire che possiamo trascorrere gli anni della nostra terza, quarta età senza problemi, anche se abbiamo appunto qualche handicap e cominciamo a non sentirci più e quindi insomma cominciamo a essere isolati. Il numero di telefono è lo 049 900 4228, è un numero che potete usare anche come WhatsApp, nonostante sia un numero fisso, come vedete, quindi col prefisso di Padova, ma lo potete usare anche come WhatsApp. E adesso andiamo proprio a collegarci con la dottoressa, quindi qualche istante soltanto, perché è qui con noi oggi, quindi la salutiamo. Cara dottoressa, eccoci qua, benvenuta a Viva la Musica. Grazie, grazie, ciao a tutti. Come va? Tutto bene, sì? Sì, ecco, sì, benissimo. La troviamo nel suo studio sempre, 7 giorni su 7, 24 come i vigili del fuoco. Quasi, quasi, no, stiamo scherzando. No, grazie per essere qui per la trasmissione di oggi. Allora, intanto, ecco, ricordiamo che a volte qui i piccoli o fastidi che iniziano non sono per forza sintomo di, come posso dire, di perdita di udito, no? Però bisogna stabilirlo con una specialista, in questo caso abbiamo lei. Sì. Sì, infatti ci sono dei piccoli segnali che si possono notare, che solitamente io li raggruppo in tre principali, che sono appunto sentire ma non capire, quindi mi chiedete spesso di ripetere, non riuscite a sentire la TV, quindi dovete alzare il volume della televisione, e i famosi acufeni, cioè i fischi nell'orecchio. Se avete uno di questi tre sintomi, diciamo, potrebbe essere in atto un calo di udito, e io consiglio appunto di fare il controllo dell'udito. Da noi è gratuito e senza impegno, si fa nella cabina che vedete qui dietro di me, è un test audiometrico, si chiama, un test molto veloce e non invasivo, ed è appunto il modo per capire a che punto è la salute del vostro udito. Ecco, questo è molto importante, è un esame che, come avete sentito, è assolutamente non invasivo, nel senso non proprio zero assoluto. Ecco, questo è importante. E diciamo che quando vai dal dentista anche a fare la pulizia già hai dei fastidi in più, che anche quello è prevenzione. Però invece l'esame dell'udito non hai nessun fastidio, giusto? Lo no, ricordiamo. No, assolutamente. Ecco, dura circa un'oretta, giusto per dare una tempistica più o meno, sì, anche sì, perché sì. Poi lei farà provare gli apparecchi perché uno capisce sì. Cosa vuol dire, risentire. Infatti. Bene. Sì, se effettivamente c'è un calo di udito che va corretto, ve li faccio provare, ripeto, gratuitamente anche lì e senza impegno, proprio per farvi sentire la differenza, perché il calo purtroppo è progressivo nel tempo, quindi dopo un po' non ci accorgiamo che abbiamo perso l'udito, non ci ricordiamo più. Provando sentirete la differenza, sentirete effettivamente com'è sentire bene al 100%. Ecco perché, ripeto, la prova io la faccio gratuitamente senza impegno. E poi se avete la curiosità, magari sapete che avete un problema di udito, non avete mai avuto il coraggio di avvicinarvi, perché può essere, ve li faccio provare anche per quello. Io vi consiglio proprio di provarli. Sono ad oggi, sono piccolissimi, non danno problemi, sono automatici, quindi si regolano tramite computer e fanno tutto da soli, non dovete fare niente, toccare niente. Addirittura i nuovi sono anche ricaricabili, quindi proprio la sera li mettete nella scatola, la mattina li tirate fuori, li mettete su e siete a posto, come gli occhiali praticamente, quindi non avete nessun tipo di pensiero. E
che sono appunto praticamente invisibili. Ecco, quando la dottoressa parlava di computer che regola, è la dottoressa che ve li regola, non è che voi dovete avere sì, il computer. Sì, voi li mettete lo faccio. E sentite bene, basta, lo ricordiamo. Sì, esatto. Allora, la dottoressa vi aspetta a Mestrino, in provincia di Padova, al centro Audio Più, che sì, poi è anche è facilissimo, strada Vicenza-Padova, Padova-Vicenza, con il casello di Grisignano di Zocco vicinissimo, un paio di chilometri forse più o meno, quindi siete anche comodi, ma dopo vi dimostro il numero per prenotarvi la visita gratis, oppure a Vicenza, lo ricordiamo? A Vicenza presso il centro Senior Veneto, che è in via Cristoforo Colombo, che è la zona Villaggio del Sole, e poi a Bastia di Rovolon presso il centro Soncin Medica, però insomma chiamate sempre il nostro numero di telefono, risponde Sofia, vi fissiamo l'appuntamento dove è più comodo per voi, il giorno che è più comodo per voi, insomma io sono disponibile, vedete insomma non c'è difficoltà da questo punto di vista, basta che mi dite un po' e ci accordiamo. Ecco, questo è importante, vedete che ha il camice bianco, essendo dottoressa, ma è molto accogliente, quindi state sereni anche se abitate fuori dalla provincia di Padova o Vicenza, anche da Treviso, Rovigo, Venezia, 20 minuti di strada, insomma, sì, ci fa una volta all'anno la visita per controllo, se sì, poi sì, avete sì, bisogno, insomma, avete tutta la disponibilità e la cordialità della nostra dottoressa Giorgia Santuliana. Va bene, cara dottoressa, noi la ringraziamo, e adesso ci sentiamo meglio, in senso, ecco, dopo aver avuto queste notizie, non solo come udito, e la ringraziamo e ci vediamo alla prossima occasione. Va bene, grazie, io rimostro grazie, il numero, grazie ancora, un abbraccio e la saluto. E andiamo a vedere il numero per ricordarvi, quindi non dimenticatelo, che è importantissimo, 049, abbiamo detto, aspetta che ho sempre la dottoressa qui con noi, 049-900-4228, quindi ricordatevi che è un numero che se lo memorizzate nel telefonino potete usarlo anche come WhatsApp, è anche fornitore autorizzato ASL e Inail, chi ha diritto agli apparecchi, quindi chi ha avuto perdita di udito a causa del lavoro o di altre situazioni, fanno loro, sbrigano tutte le pratiche, quindi avete anche questo servizio. Audio Più vi offre questo bel video. Caro papà, vorrei parlarti un po', non ho il coraggio e te lo scriverò, quello che sento e non ti ho detto mai, e spero tanto che lo leggerai. Ti vedo stanco e parli poco ormai, chissà nel cuore che rimpianti hai, forse dei giorni di una gioventù, o di quei sogni che non sogni più. Papà, non preoccuparti, qui ci sono io. Papà, se non bastasse parlerò con Dio. Avrai le gambe mie per camminare, e la mia voce se vorrai gridare, e la mia mano stringerà la tua, nei lunghi giorni di malinconia. Se vorrai piangere ti abbraccerò, se vorrai ridere io riderò. Non dirmi niente, basterà uno sguardo, ti giuro amore, sopra questo foglio. Caro papà, ti voglio ricordare di quante volte tu mi hai fatto male, di quei tuoi no racchiusi in un silenzio, ma solo adesso ne comprendo il senso. Quell'orologio non si ferma mai, vorrei donarti un po' degli anni miei. Sei sempre stata la mia roccia tu, mi fa paura non vederti più. Papà, sei ancora forte se ci credi ancora. Papà, del tuo futuro non aver paura. Avrai le gambe mie per camminare, e la mia voce se vorrai gridare, e la mia mano stringerà la tua, nei lunghi giorni di malinconia. Se vorrai piangere ti abbraccerò, papà. Se vorrai ridere io riderò. Non dirmi niente, basterà uno sguardo, ti giuro amore, sopra questo foglio.
vorrei parlarti un po'. Non ho il coraggio e te lo scriverò. Quello che sento è chiuso nel mio orgoglio. Ti voglio bene, te lo dice un figlio. Bene, eccoci qua, il nostro appuntamento con il paginone. Finalmente si torna a ballare, naturalmente è ancora un po' tutto nelle prime situazioni, però intanto i nostri locali si stanno organizzando. Iniziamo con gli appuntamenti intanto dell'Aquarius, ricordando naturalmente c'è stata la grande apertura venerdì 15, naturalmente con tutte le loro sale, la Fiesta Latina e molto altro, non dimentichiamolo. E poi ecco qua, che grande appuntamento con la Sala Latina e il Sabia, appunto sabato 16 ottobre, eccolo qua, quindi un grandissimo appuntamento, si torna, eccolo qua, vediamo alla console DJ Mirvana, come vedete la Sala Latina, ti accompagniamo nei primi passi, in pre-serata c'è il corso gratuito per tutti, Salsa, Cuba e Isabia protagonisti, non dimenticatelo, obbligo con il Green Pass. Ricordiamo il Nord-Est a Caldogno Vicenza, Franco Bell Band sabato 16 ottobre, poi già venerdì 22 ottobre Giancarlo Santa Monica Band e sabato 23 David Ballarini con il servizio di pizzeria aperto e grande apertura anche per l'Eurobaita con Marco il Clan al completo per questo sabato 16 ottobre e sabato 23 ottobre Pietro Galassi, sempre aperto il ristorante con specialità alla griglia. Il Palmariva, la grandissima riapertura sabato 16 ottobre con Lara Agostini e venerdì 22 ottobre già vi diamo l'appuntamento con i Rodigini, poi avremo anche i prossimi appuntamenti, la discoteca il Revival Latino assieme alla Sala Liscio aperti, le quattro sale il sabato e sempre pizzeria e ristorante. Tutti i mercoledì al Gambaro, non più nel giardino estivo, si balla col DJ Renato con menù di carne e pizza. Sabato 16 ottobre i Rodigini al Gambaro, domenica 17 ottobre D'Animos Band, domenica 24 ottobre Dagmar Trevisan, il 30 ottobre Halloween con Giancarlo la Santa Monica Band, il grande pranzo di domenica 17 ottobre con la D'Animos Band, eccolo qua per voi. Questo il paginone con Viva la Musica e la musica naturalmente adesso continua. Un amore senza baci non può essere un amore, sono i baci e le carezze che ci fanno vibrare il cuore. Un amore senza un fiore non può essere un amore, una rosa rosso fuoco darà vita, gioia e ardore. Quanta passione c'è in un bacio dolce ardente che inebria la mente e fa sognare. Il desiderio nasce solo e solamente da labbra roventi che bruciano il cuore. Senza sole non può dar felicità, ma un sorriso, un caldo bacio, lo splendore porterà. Se due corpi innamorati vogliono darsi ancor di più, con un bacio che sorprende, dentro al cuor li colpirà. Quanta passione c'è in un bacio dolce ardente che inebria la mente e fa sognare. Il desiderio nasce solo e solamente da labbra roventi che bruciano il cuore.
eccoci qua, bene caro zio. Allora, visto che sabato sera si torna a ballare, noi andiamo. Andiamo. Andiamo un po' a ballare. Abbiamo perso un po' di tempo. Certo. Allora, dai, abbiamo perso circa un anno e mezzo di ballo, forse quasi due. Ok. Allora, anzi, due, a febbraio sarebbero stati 2 anni. Facciamo gli auguri a zia Hilda, tantissimi auguri, 88 anni, da tutti i nipoti, i pronipoti, da Lucia, Guido, Rietta, Ezio, le figlie, i generi, auguroni, oggi gli abbiamo fatto sentire anche una bella canzone di Gianni Dego, e facciamo gli auguri anche a mamma Vittoria, che qui vediamo con due delle tre figlie, che sono Gabriella, Angela e Antonia. Compie 91 anni, auguroni dai nipoti Ivano, Monica, Claudio, dai generi Aldo e Lorenzo. Auguri, cara mamma Vittoria, auguri di cuore. Che canzone gli regaliamo, caro zio? Omar Codazzi, che è sempre una grande voce. E, caro zio, buona serata. Buona serata a lei, buon ballo. Grazie, dai, ci va a ballare. Buon ballo a tutti quanti voi, ci vediamo domani. Grazie zio, grazie del nostro regista Capitan Mattia e tutti voi, buon sabato, viva la musica. Gli occhi mai ingannano, trasmettono in codici comprensibili. E scoprono quelli che mentono, specchi dell'anima incorruttibili. Quando è troppa rabbia dentro, sei la vittima del momento, trattieni con forza quella lacrima, ma poi i tuoi occhi ti tradiscono. Portami per volare con te, questa notte fa notte con la vita. Gli occhi mai si sbagliano, fanno impazzire il cuore se si incrociano. Se ti senti meno forte nel mostrare le tue forze, gli occhiali scuri metti per nascondere quegli occhi che ci fanno un po' più deboli. Portami per volare con te, questa notte fa notte con la vita. Maschere sono muri che ci coprono, e gli occhi sono vetrate che ci mostrano. È inutile rinchiudere una lacrima, negli occhi c'è riflessa la tua anima.